Valeria Bianchi Miani. Due cose, due cose ti ha chiesto: di presentarsi e di portare del vino, che è la buona parte. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, un po' Serete è un progetto che nasce da un blog performance che è stato di 365 filastrocche illustrate, quindi ogni giorno mettevo una poesia o una filastrocca originale scritta con grande sbattimento in un'ora o due tra bambino, lavoro, eccetera, o storie, o poesie, o filastrocche, ogni giorno venivano postate con il mio disegno. Il blog l'ho cancellato il 31 dicembre, quindi dopo un anno intero di lavoro, e adesso, verso marzo, aprile, uscirà per buone edizioni. Sono anche una delle due, dei due organizzatori di Poesia Ere, che è una performance, insomma, un insieme di eventi che abbiamo fatto a Torino, dalla Mole Antonelliana, da Palazzo Reale e dalla Mongolfiera. C'è un'antologia di Matisse Edizioni del primo evento, e tra l'altro, insomma, molti amici di Poesia Ere sono qua, per cui mi sento meno in imbarazzo, perché comunque non sono proprio una, insomma, non porto molto spesso le favole svelte in giro come performance. Di mestiere faccio la psicoterapeuta, la psicodrammatista, quindi vado di improvvisazione. Allora, la prima che voglio portarvi è sul femminicidio. Devo dire che queste filastrocche non sono per bambini, sono per adulti, pochissime per bambini, o comunque, insomma, sono sempre con uno sfondo un po' dark, diciamo, nero, e mi piace molto scrivere piccoli gialli in filastrocca. Questo si intitola Femminicidio e ha più voci. Prima presento. Non l'avrebbe detto l'amministratore Moro, nemmeno la portinaia lo ha mai sospettato, che un vero mostro, un assassino, avesse affittato l'attico già ammobiliato di maggior decoro. La portinaia, la teste principale, sembrava una persona così tanto per bene, e invece i diavoli lo tenevano in catene. Ogni domenica lui regalava un dolcetto alla moglie alta e snella, bionda, molto fine. Il lunedì uscivano insieme per un cine. Lui sembrava allegro, a lei abbracciato stretto. Il martedì usciva solo lui per le riunioni lunghe ed estenuanti da far girare i coglioni. Il mercoledì lei indossava strani occhiali da sole, neri, un trucco pesante e rossetto, ma al posto del sorriso un livido maledetto. Una volta è svenuta, stava molto male, ma di fatto lei non ha mai chiesto il mio aiuto. Signora Rachele Pini, vittima e defunta. Il male io non l'ho riconosciuto. La portinaia, teste principale. Il giovedì di solito era un giorno silente. Lui viaggiava per lavoro ed era molto stanco. I bimbi, due creature, lei li teneva al fianco come gioielli d'amor, l'amor che non mente. E dire che nessuno di noi lo ha intuito. Quel mostro viveva qui con noi, proprio accanto al bene nostro. Fu di venerdì, la TV a tutto volume copriva forse un feroce litigio tra i due. Ma chi è che non bisticcia per le cosine sue? Commissario, mi dica, chi è che resta immune all'orrore dopo che l'ha trovato davanti? Io sono cattolica, pregherò Maria e i santi. Reso conto della stampa. I cadaveri dei due bambini e della mamma, la portinaia li vide il sabato a mezzogiorno. L'uomo fu preso a casa dell'amante, intorno alle ore 20, tra lenzuola perla o panna, immerso come niente nell'oblio della carne, senza perché da dare, senza voglia di darne. Epilogo. La domenica incontra la portinaia il Moro, dottor commercialista, padrone del palazzo. Fuori dalla chiesa parlano di quel caso pazzo.
il dottor Moro, amministratore di condominio. Una persona per bene, aveva un bel lavoro. La portinaia, teste principale. Dicono andasse in giro a picchiare le donnacce. Il dottor Ugo Moro, commercialista, amministratore di condominio. I giornali, le televisioni dicono fregnacce. La portinaia, teste principale. Salvateci da tutti i mali, Dio e la Madonna in coro. Un lunedì, poco tempo dopo, l'attico dell'omicidio fu affittato ad una coppia graziosa, libero e ammobiliato. Allora, non sto più, salto, diciamo, volevo fare una sul bambino a Torino, ma magari aspetto un attimo e faccio una un po' più allegra. Più o meno, si chiama La ballata dei 33 califfi. Questa è proprio una filastrocca, però comunque da quando era venuta fuori la storia, al di là del fatto di chi sia colpa, non l'America, colpa di sicuramente, però l'ISIS a Roma, e come questa cosa qua mi è rimasta in testa, no? Vogliamo andare a Roma, conquisteremo il Colosseo. E mi ricordo su Twitter c'era qualcuno che aveva scritto ditemi di non prenderla di bruttina perché c'è traffico, no? Una cosa così. A me era rimasta in mente e ho detto ci sta una filastrocca. Allora, la filastrocca si intitola La ballata dei 33 califfi, perché sapete 33 trentini andarono a Trento, tutti i 33 tutte dell'anno. Allora, 33 califfi andarono a Roma, ma uno di loro cadde nel coma, poiché lo schierò un tir in tangenziale. Gli altri si fecero molto, molto male. Nonostante il male andarono a Roma, ma passando da via Poma, uno di loro fu colto da un raptus e ne uccise un altro con un cactus. 30 califfi lasciarono il killer e sulla scia di Henry Miller andarono a battone nella notte, ubriachi per il vino nella notte. Rimasero in 29, chi lo sa il perché, ma il giorno dopo ne persero altri 3 dentro un bar corrotto, tra la folla, che alle bombe non scattò la molla. Fuggirono in 26 verso Milano, affittando un auto senza freno a mano. Precipitando in fondo al burrone non ne emersero con notizie buone. 24, più o meno illesi, contarono i soldi non ancora spesi e decidendo di averne abbastanza, si fermarono a cercare una stanza. Quella notte l'influenza intestinale fece scempio con dolore bestiale di 3 dei califfi, ora solo 21, ma poi al mattino ne morì uno. 20 califfi giunsero alla metropoli, che a loro pareva il monopoli, e come penitenza fecero preghiera verso il tramonto fino a sera. 3 di loro si persero in metrò e gli altri si arrabbiarono un po' quando in 17 barbuti che non parlavano italiano, muti di fronte al Duomo, tra i piccioni, capirono di rompere i coglioni alla folla di cinesi con la Nikon che volevano foto Nikon con questi 17 omoni confusi con i santi o con i barboni. Uno dei califfi, gridando, tentò di far scoppiare bombe, ma la bomba implose come infarto e lui cadde perdendo un arto. Gli altri si dispersero tra i turisti, finendo nelle vie degli artisti. Le sue vesti bianche, quasi da suora, attrassero l'attenzione della nuora di un facoltoso affarista, formosa e giunta, che di uno si fece sposa e dominatrix, madonna della vita, lasciando la famiglia bene allibita. Quanti ne restano dunque? Ecco, 15 uomini a mettere il becco dentro la bottiglia di un pessimo, a dimenticare la missione, al massimo a dire avremmo potuto conquistare l'Italia, Roma, Milano e armare la gente in onore di Allah, ma noi non siamo religiosi in effetti, siamo reietti, ovunque tu ci metti. Allora vado di vampiro, dai, vampiro a Torino, che tra l'altro è la mia preferita, quindi ci tengo, l'ho letta anche insomma, recentemente in un'occasione. Un vampiro a Torino. Il mio nome è Conte Guglielmo dei Rei, e oggi sono stanco, ma non mi lamento, perché i piagnistei mi irritano alquanto, mi irritano i vostri, tanto quanto i miei. La mia vita è un'opera fuori concorso, d'altronde sono 100 anni per 3 volte che mi diletto a succhiare vergini stolte. Vergini si fa per dire, a
amori al primo sorso. Cielo che promette tempesta. Laggiù pare quasi un ritratto di Parigi, ma è solo una piazza nel centro storico di Torino, città pazza. Decenni in corsa, altri decenni in stasi, una città per nascondermi, senza gloria. Ma io non sono un tipo da telefilm a puntate, di quelli che vanno avanti intere annate. Io duro da solo, catturando la memoria. Ho molti soldi, un grande appartamento nel quale vivo solo, senza contare la golf, e non frequento club e non gioco a golf. Ho un volto intenso, segnato dal tempo, ma dei segni della storia non mi crucio. Il sole è tramontato, devo uscire adesso, che scalpita dentro e frena un ossesso. Tiro fuori un grosso sigaro dallo stuccio, scendo in via della Rocca, alzo il bavero del cappotto sotto un cielo nero d'olore. Scusi, signorino, saprebbe dirmi le ore? Come? Prego, aspettava me? Davvero? Davvero. Non mi fido dei giovani di questi anni. Persone con il cappio della precarietà attorno al collo, il collo, nella varietà di trucchi per sopravvivere ai danni dell'esistenza senza sbocchi. Ed ecco, una cacciatrice di taglie mi mancava. Finì così la mia cultura secolare che rotolava sull'asfalto, la testa mozzata, scacco. Allora, siccome siamo, questa è proprio fila stocchetta che ho scritto con su suggerimento di una mia collega, no, perché si parlava appunto di, insomma, di un'alimentazione sana, visto che stiamo in quasi appunto noi in così. Vabbè, questa qua mi è venuta così. Se poi ce la fate ne faccio ancora una, perché ci sto prendendo gusto. La cena degli organi. Educazione alimentare in rima. Stasera, come ogni sera, gli organi del signor Rossi sono riuniti intorno al tavolo del bistrò i quattro assi, un posticino proprio sotto casa, giusto due passi. Siamo ciò che mangiamo, questo concetto a tutti è noto, attacca per primo stomaco, brontolando arrabbiato. Il signor Rossi certamente dovrebbe fare del moto. Non troppo sale, non troppo sale, che mi fa male, si preoccupa il buon cuore, e lo stomaco, ormai triviale, grida al vorace signor Rossi, il grasso non è l'ideale. I polmoni gemelli si riempiono ben presto di fumo, tra una portata e l'altra, non un grano di peperoncino, affaticati e stanchi, i due tossiscono un po' per uno. Intestino sentenzia, una dose di kuzu giapponese potrebbe disintossicarmi per un intero mese, invece questo mi riempie di cioccolato e carni a sue spese mie. Lo stomaco al conto si inghiozza, pieno zeppo di bolle frizzantino, il cuore gli mette un braccio attorno alle spalle e gli fa forza, non è finita, se ne aspetta di belle. Fegato grasso al terzo amaro sogni insalata fresca dell'orto, biologica, verde di foglie e pure di testa. Immagina i prati, l'aria pulita, verdure in festa. Quella notte il cervello pulsa, connessioni impazzite. Il signor Rossi si alza più volte, le membra sfinite. Il giorno dopo il medico gli dice, signor Rossi, solita gastrite. Una un po' più tragica. Ci sarebbe una poesia quasi seria, quasi poesia. Volete la quasi poesia o volete ancora una filastrocca di sul genere? Facciamo ancora una filastrocca. Quasi poesia. Aspetta, che l'ho persa. Scusa. Allora, è quasi. La pornografia. Wow. La pornografia è scrittura a pezzetti. Scrive corpi lisci, corpi perfetti, carni levigate in ritagli netti, lembi di lombi e bocche umettate, ani succulenti per cervelli sghembi. La pornografia, scrivendo, seziona il complesso in specifiche parti, le parti in mille dettagli, in arti per l'arte sacra della dea puttana. La scrittura di Afrodite profuma tanto quanto Ares, se acceso, fuma. Grazie.